Natale siamo fritti, quindi perché non fare un bel antipastino fritto e un dolcino fritto? Con me ci sono Daniela Natale, dottoressa ricerca alimentare, e Elena Giovannini, responsabile marketing di un'azienda olearia. Pensando al Natale, visto che oggi siete qui con me ed è alle porte, ho pensato a delle cose sfiziose ma anche legate alla tradizione, perché se noi pensiamo al Natale e andiamo su e giù per l'Italia troviamo sicuramente un piatto legato al Natale che rappresenta la festività e che viene fritto. Voi avete qualche memoria o posso farvi spiegarvi un attimo cosa vado a fare? Cominciamo con la ricetta e poi magari raccontiamo qualcosa in più anche sull'olio. Brava, perché allora io preparo delle frittelle di mele, in questo caso versione dolce, perché la frittella di mele si può dare anche salata, abbinamento con il maiale, l'arista, ma anche proprio come contorno molte volte viene utilizzato. E in questo caso invece la faccio dolce, quindi la passerò in una pastella e la servo con una salsa di miele e agrumi e qualche candito. E sembra una ricetta molto nordica. Sì, però guarda, ho mischiato la frittella di mele del nord e ho utilizzato la salsa di miele e arancio che di solito si fa per gli struffoli. Il fritto ha una grossa tradizione soprattutto al sud e abbiamo voluto carpire qualche segreto da uno chef che si chiama Pasquale Torrente e che ci è stato di grande aiuto per creare questo nuovo prodotto che può aiutare anche i consumatori a casa ad avere dei risultati professionali per una frittura tutta italiana. Frienne è un olio di girasole ad alto contenuto di acido oleico, antiossidanti naturali quali vitamina E ed estratti di rosmarino. Questa ricettazione per un prodotto da frittura fa sì che abbia delle performance esclusive nel mondo della ristorazione che poi portiamo anche a casa. Nello specifico ha questo fritto molto leggero, chiaro, asciutto, senza cattivi odori di rancido e soprattutto senza fumo. Guardate, riusciamo a friggere le nostre mele, quindi una frittella che se gli metto un pizzico di pepe e sale può essere quasi un contorno tranquillamente. In questo caso invece io l'ho trasformato in un dolce, e proprio prendendo ispirazione dagli struffoli, altro dolce campano, tipico che si fa per le festività, ho preparato la salsa. Allora, qui è solo farina e acqua, farina molto fredda e un uovo per la pastella, perché oltre alle mele potrei friggere, sono buonissime anche le pere, l'ananas, quindi la frutta abbastanza corposa, e poi l'andremo a bagnare con questa riduzione di miele, succo d'arancio, scorza di limone e alla fine aggiungo anche un po' di canditi di cedro e arancio. È bello il fatto che si possa vedere che anche la frutta può essere fritta. Effettivamente non pensiamo mai al fatto di friggere la frutta, però con un buon aiutante in cucina, con un olio con determinate caratteristiche, sicuramente è un piatto anche molto sfizioso a Natale, ma anche altri momenti dell'anno. E soprattutto un olio che non fa cattivi odori ed è un olio che va bene per le fritture di dolci e salati, nonostante abbia questi estratti di rosmarino non dà sapore e colore a questi cibi, quindi è un olio che possiamo utilizzare per tutti i tipi di fritto. Guarda, nella stessa cottura io posso preparare le mie mele e poi magari friggere anche qualche cos'altro che non è magari pastellato o che ha un'altra preparazione, quindi a casa, che molte volte magari anche in due c'è necessità di friggere la quantità di una patata, due patate, oppure con una mela faccio la porzione per due e magari dopo friggere, come in questo caso che friggeremo dei tortellini. In effetti quest'olio è un olio molto versatile che quindi si adatta veramente ad ogni tipo di ingrediente. Quindi si può trovare nei supermercati e il consumatore a casa può beneficiare di queste caratteristiche che normalmente, insomma, gli chef conoscono molto bene. Ma guarda, le persone quando noi spieghiamo un prodotto fritto vengono al ristorante e molte volte dicono: ah, perché io a casa non friggo. Poi magari durante una sera o anche io vedo con i miei nipoti quando vengono, mi ritrovo che magari fare una patatina fritta è molto veloce.
e non, assolutamente non rendo la casa una friggitoria, diciamo così, nel senso che questo olio ha queste caratteristiche e soprattutto ce l'abbiamo sempre disponibile, sempre pronto, è di facile consumo in un certo senso, di utilizzo. Importante le temperature e fare attenzione alle varie ricette. Sì, poi si vede anche che proprio il risultato alla fine è molto chiaro, quindi sembra proprio molto invitante, molto gustoso e soprattutto sembra molto leggero alla guarda, fine, perché questa è qualcosa che preoccupa sempre un po' guardate, a casa. Lo possiamo vedere che passando la mela sulla carta e noi non abbiamo cambiato la carta, quindi è veramente molto asciutto. Questo era proprio uno degli obiettivi del progetto che ha dato poi vita a Frienne. Le caratteristiche erano fondamentali, siamo partiti dallo screening e dalla selezione delle materie prime fino ad arrivare ad una formulazione specifica che andasse bene per ricette sia dolci che salate. Ecco, magari ricordiamo il fatto che è molto importante per i consumatori il fatto che tutte le materie prime della nostro Frienne sono materie prime di qualità italiane, quindi sia coltivate che prodotte in Italia. Guardate, questo potrebbe essere un semplice dolcino, sicuramente natalizio e non, e per completarlo ci metto anche un po' di scorza fresca, perché il succo l'ho messo all'interno col miele. Intanto abbiamo la nostra mela che continua a friggere e devo dire che il profumo è davvero ottimo, invitante. Quindi ci facciamo gli auguri di Natale con la frittella di mela. Ecco qua, questo è il nostro dolcino e quindi io posso continuare a friggere nel mio olio anche il resto delle preparazioni, perché io ho già preparato dei tortelli, ravioli, veramente questa è una cosa che anch'io non conoscevo. Mi sono ritrovata a fare dei tortellini fritti che poi sono un prodotto tradizionale, però era stato dimenticato, quindi la pasta fresca ripiena passata e fritta, è proprio vero che se una cosa è fritta bene è buono tutto. Però inizialmente ero un po' scettica, non ci credevo a questa cosa. Invece sicuramente il fatto di utilizzare un olio che in ogni caso mantiene, ma soprattutto io ho notato che non passa gli odori da un prodotto all'altro. Questa era proprio una caratteristica che abbiamo ricercato insieme ai nostri chef con cui collaboriamo, perché questo è proprio quello che volevamo trovare una formulazione che permettesse di friggere sia dolce che salato con delle performance professionali. E ci siamo riusciti con queste analisi che abbiamo fatto durante questo progetto di ricerca che ha avuto una durata di diversi anni, dove abbiamo testato la shelf life del prodotto, lo stato ossidativo e poi quello idrolitico all'interno dei nostri laboratori. Comunque guarda, il discorso, questa bellissima parola shelf life, per chi ci segue a casa, è la vita di questo prodotto, quindi quando abbiamo un prodotto di altissima qualità, di materie quindi okay, scelto, la sua vita è lunga, cioè lo possiamo utilizzare. Noi qui abbiamo fritto le mele, adesso friggiamo anche un salato, perché questo si può tranquillamente utilizzare come aperitivo, mm-hmm, è speziosissimo come aperitivo, ma potremmo pensarlo anche in versione dolce, cioè farcito come la ricotta del cioccolato, della cannella, quindi fare la versione dolce e spolverato solo con dello zucchero a velo. In effetti sono state fatte molte prove prima di avere la messa a punto del prodotto, prove su tantissimi ingredienti, in modo da proprio poter avere un prodotto che andasse bene con tutti i tipi di frittura. Quindi voi in laboratorio avevate una cucina, friggevate? Assolutamente tantissimo. Sì. Abbiamo questa cucina che è sempre operativa, dove facciamo diversi test di frittura e dove soprattutto andiamo a friggere una quantità di cibi molto elevata di diversa tipologia. Beh, guarda, qui mentre sto friggendo uno di questi cappelletti si è un po' leggermente aperto, però possiamo notare che malgrado tutto l'olio continua veramente e non si rovina. E non è stato cambiato, è sempre quello di prima. Sì. E
Un'altra cosa importante che come consiglio da dare a casa chi deve friggere, cercare di mantenerlo pulito. Quando si deve friggere grandissime quantità o come in questo caso che abbiamo un cappelletto che è infarinato, quando vediamo che sul fondo si comincia a formare un po' di bricioline, finché sono chiare come sta succedendo a me non succede niente, ma se dovessero diventare più scure, filtrarlo e poi magari riutilizzarlo facendo molto attenzione, perché molte volte brucia tutte quelle che sono le impurità, le briciole, oppure mi si rompe un elemento, e quindi il fatto di avere l'olio pulito è fondamentale. Assolutamente sì. Uno degli accorgimenti che posso dare a casa, quindi friggere sempre un olio abbondante, stare attenzione alle temperature, se avete delle pastelle utilizzarle fredde, se dobbiamo friggere molte cose vediamo che l'olio è ancora buono perché vediamo proprio che le goccioline, cioè il fiorire del fritto tende ad essere costante e non schiumoso, io posso continuare tranquillamente e magari filtrarlo. E soprattutto friggere in recipienti che siano alti, dai bordi che sbussati e abbastanza capienti. Sì, infatti come in questo caso l'abbiamo preso largo, quindi il vapore, il caldo fuoriesce, però nello stesso tempo io riesco a mettere una grossa quantità di olio relativamente, perché qui con 1,5 litri abbiamo riempito la padella, quindi non è che ne abbia usato quantitativi industriali, e a livello di casa penso che sia più che sufficiente. Okay. Ecco qua, quindi abbiamo il nostro aperitivo di Natale con i nostri tortellini e poi concludiamo anche con un bel dolcetto. Sicuramente è bellissimo vedere come questo progetto di ricerca alla fine permette di ha permesso di concretizzare in Frien quello che è stato il suo risultato e ha permesso poi di cucinare tutti questi cibi che nel periodo natalizio sicuramente ci fa piacere avere a tavola. E quindi da oggi il consumatore può trovare anche un nuovo alleato in cucina e quindi insomma un buon appetito a tutti. Ma soprattutto buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Christmas is here, too much food and too much wine. Star on the tree will shine, the family's here to dine. Christmas is here. TV, make up your mind. Santa's on his way tonight. Nonna è diventata un influencer. Mamma va in palestra. E zia è sempre a guardare la sua serie preferita. E a me i cappelletti chi li fa? Fumaiolo. Scopri e condividi il gusto della pasta fresca Fumaiolo, senza conservanti, buona come fatta in casa, pronta nel banco freezer. Fumaiolo, non rinunciare a ciò che ami. Prova anche gnocchi, strozzapreti e tanti altri formati. Ci siamo ispirati a voi per creare una polpettina tenera come un bacio. Polpettine Amadori, preparate con gustosa carne di tacchino e pollo 100% italiani. Parola di Francesco Amadori.